Giornata Barbara, insomma, sì, anche oggi, l'Off Fringe Milano Festival. Milano Festival, un po' quattro addendi li puoi girare come vuoi alla fine, con la trompeta transitiva e sì, funziona, sì. Credo sia transitiva, non è qualcosa del mio collo della matematica, ma non siamo qui a parlare di matematica, ma siamo qui a parlare di un'arte ben più importante della matematica, che è appunto il teatro, ricordiamo appunto dalla Fabbrica del Vapore, perché è il centro nevralgico di questo festival, è l'headquarter, il quartier generale appunto del Milano Off, e perché qui ci vengono a trovare tutte le varie compagnie che fanno i loro spettacoli qui al Fringe Festival, e anche quelle compagnie come quella che è venuta qui questa sera a trovarci, che portano un teatro un po' diverso da quello che è un po' allora, l'off dell'off, no? Teatrale. Diciamo, ecco, spieghi un po' meglio come funziona il corto teatrale. Grazie a loro abbiamo la possibilità di fare un piccolo focus su questo genere, alla fine, che sta un po' nascendo dalla necessità, il caso che crea anche delle opportunità nuove. Allora, il loro spettacolo si chiama Riflessi, è il drammaturgo e regista Salvatore Ventura, che è qui con noi. Ciao. E poi, poi abbiamo come attori Isabella Sciortino, Roberto Mulia e Gabriella Scusami Zito. Dunque, è un corto teatrale, di cosa parla? Allora, intanto sì, Riflessi è un corto, ma nasce come lungo. E qui ovviamente abbiamo avuto l'opportunità di portarlo in questa modalità. È un testo che si divide, diciamo, in due parti. Viaggia tra l'onirico e il reale. Ed è tutto basato un po' sulla slam poetry, che sarebbe una forma di poesia un po' come le battaglie rap. È una sfida. E quindi ha una metrica ben particolare in ogni punto del testo, e poi ovviamente si snoda nel rapporto di una vita di coppia, che sono Isabella e Roberto, che nel dramma lui si chiama L.A. e lei si chiama Alice. E poi c'è la figura di Zeta, che è un po' una figura ambigua, perché viaggia tra la sua testa e tra quello che accade un po' fuori. Sì, la testa di Alice. E viene fuori una sorta di thriller. Ovviamente loro hanno lavorato un po' in improvvisazione per creare delle parti gestuali, per lavorare ovviamente nell'onirico, perché non è facile. Essenzialmente si doveva trovare una simbologia, quindi un nuovo linguaggio per poter portare lo spettatore a capire che si era nell'onirico, e fare una distinzione appunto tra quello che era il sogno di Alice, quello che era appunto nella sua testa. Ma noi non spoileriamo, quindi qua ci fermiamo. Sì, sì, tra l'altro Roberto ha fatto un lavoro sul gesto incredibile, uh-huh. E quindi non vediamo l'ora che magari che lo vedano riuscite, tutti quanti. Sì, vi invitiamo. Assolutamente. Allora, spieghiamo un po' la cosa. Questo gioco che tu ci hai descritto, lo hai creato per il corto o per entrambe le versioni? Allora, in questo caso ovviamente è stato creato per il lungo, però avendo la necessità di ridurlo in un tempo così stretto, abbiamo giocato ovviamente più sull'immaginario collettivo, e l'immaginifico ovviamente mio, cioè quello che immaginavo io di fare. Quindi lo stesso meccanismo è sì, riprodotto il meccanismo è uguale, è uguale. La tecnica di scrittura è rimasta invariata, il testo è rimasto totalmente invariato. Ma sono due prodotti simili, cioè di cui uno è riassunto è un trailer? No. Sono due prodotti diversi? Sono due prodotti differenti. Sì, perché praticamente abbiamo avuto necessità, visto appunto il corto, di tagliare dei pezzi molto grossi del testo, e abbiamo notato che facendo questo lavoro di taglio il testo stesso ci portava in un'altra direzione, e quindi in realtà sono usciti fuori due lavori, quindi l'originale che noi avevamo pensato in un determinato modo, e il corto
è un altro spettacolo. È, cioè, ci sono, si le parte e si arriva nello stesso punto, ma sì, il percorso è completamente, completamente diverso. Cioè, una si piglia la panoramica, l'altra si piglia la tangenziale. Esatto. Diciamo, okay, okay, perfetto. Essenzialmente sì, cioè, le parole sono le stesse, l'idea è la stessa, il come mettiamo in atto l'idea è lo stesso, nello stesso modo. Il finale? Però il finale è diverso. E la storia risulta diversa in un certo qual modo. Quindi è stato molto interessante per noi lavorare in questo senso. Assolutamente. Quindi voi come vi siete formati? Scegliete voi chi parla. Ciao. Sì. Allora, come vi siete messi insieme? Sì. Come vi siete incontrati? Allora, alcuni di noi tre, ci conoscevamo già da prima di iniziare l'Accademia, perché noi quattro siamo diplomati a Siracusa, all'Accademia del Dramma Antico. E infatti ci siamo conosciuti là. È nata inizialmente come una grande amicizia fra noi quattro, perché come si sa, anche se nelle classi si cerca di fare dei grandi gruppi, poi alla fine i gruppetti si formano, e quindi abbiamo iniziato a cenare insieme tutte le sere. E poi, guarda caso, lui scrive testi e ha iniziato a proporci dei suoi lavori. E infatti, autore, assolutamente, ti dico, serve. Ha iniziato a proporci dei suoi lavori. Fatto sta che uno di questi l'abbiamo già messo in scena a Palermo 2 anni fa, a cui abbiamo, per la scrittura, messo mano anche gli altri tre di noi. Parli di BIC, parli? Parlo di BIC, ho studiato, sì. Prima che sarebbe... Prima riga la seconda pagina, letta a caso proprio. Però grande. Così che si fa, quelli bravi fanno finta di BIC, studiato. Basta immaginare cose, sarebbe. Messo in scena 2 anni fa. Ha studiato prima, ha ripassato. quest'anno, da appena l'ho scritto insieme, non so, interrompe, no? L'ha scritto da tutti e tre, scritto tutti e tre, sì, giusto? Sì, infatti. Sì. Ma si è dimenticato questo particolare, che l'hanno scritto in tre. Sa anche i particolari, noto che da anni che li seguo io. Si chiama para qualcosa, però. Sì, no, la seconda parola mi sfugge. Da diplomati, appunto, ci sono diplomati a luglio di quest'anno. E abbiamo detto, che facciamo? Invece di aspettare che ci bussino alle porte, che non accade mai, ci ha proposto questo suo testo che aveva in cantina, e quindi abbiamo iniziato a lavorarci in una sorta di cantina, tra l'altro, quindi che in realtà è un'impresa di pulizia, ci tengo a sottolinearlo. Perché più off di così. No, ma anche di lusso, voglio dire. Pulito. Almeno è pulito. Anche no. Detto questo, quindi sostanzialmente voi siete freschi di scuola, di diploma, freschissimi. Belli freschi, come si dice a Milano, belli freschi. Allora, detto così, vero? Ok. Allora, vi siete confrontati con questa modalità di scrittura nella vostra scuola, cioè del corto teatrale, del lungo, cioè, oppure è stata una cosa casuale grazie alla presenza di un autore tra di voi che si sta cimentando in questa fase della sua vita, sì, in questo percorso? Che se non fosse stato per Salvo, noi... A parte intanto la modalità dello slam poetry, io forse non sarei mai venuta a conoscenza di questo. Quindi voi nella scuola non avete affrontato questo argomento, no. Sono stati il vostro percorso vi ha portato lì. Ho il capito. Suo percorso che non sì, tu intendi la scrittura dello slam poetry, sì, o voi avete la scrittura fatto dei un corso corti? Di scrittura nella vostra scuola, sì, abbiamo fatto un corso di drammaturgia antica, ma non era mirato alla scrittura dei testi, semplicemente alla conoscenza di quello. Vabbè, che era serve tantissimo, sì. Anche quello, sì, è la base, si parte da quello. Però comunque tu invece hai fatto altri percorsi per arrivare a scrivere. Sì, io ho iniziato attraverso un laboratorio di scrittura creativa a Palermo, e poi diciamo per scelta mia, siccome io volevo scrivere per il teatro, ho deciso di arrivarci da attore, perché mi dava intanto l'opportunità di conoscere molti più testi, e lavorare con gli attori e diventare un attore mi permette anche di capire meglio come scrivere per gli attori. Per dirti, cioè, nessuno ti ha insegnato come scrivere un corto teatrale? Ma allora, l'unico modo per imparare a scrivere è scrivere. Quindi, bravo! Quindi, sono d'accordo!
Quindi quello lì, cioè, poi ovviamente la grammatica la fai a scuola, l'italiano lo impari a scuola e, assolutamente, e poi, però sì, il corso di drammaturgia l'hai fatto, quindi il, diciamo la struttura del le strutture drammaturgiche, okay, i testi teatrali. Per fare semplicemente notare una cosa, cioè in realtà il corto teatrale è una, sta scaturendo dalle persone che fanno e trovano nel corto teatrale un'occasione, anche perché si stanno organizzando sempre più, possiamo dirlo, dei anche festival specializzati. Milano Off adesso apre la sperimentazione sul corto teatrale, quindi loro non sono, diciamo, in gara insieme a gli altri spettacoli per andare ad Avignone e quant'altro, ma hanno Milano Off ha aperto anche ai corti teatrali, perché sono delle realtà che incominciano a essere interessanti, perché stanno prendendo vita a sé, cioè stanno diventando un altro tipo di linguaggio e molto interessante in quanto corti. Quindi per tutta una serie di, però nessuno, diciamo, tutti quanti stanno improvvisando, è quello. Posso dire che anche per il pubblico può essere un buon modo per ritornare a teatro? Perché insomma c'è poco da fare. Anche non a teatro. Anche non a teatro. Sì, a teatro, se ritornare verso l'arte comunque teatrale, diciamo, ecco, perché insomma il pubblico lo sappiamo, molta parte di pubblico a teatro o verso l'arte teatrale non ci va più. È un buon modo, anche perché, posso dirlo proprio, se non vi piace, comunque è corto. Nel senso che mal che vada. Finisce presto. Mal che vada è indolore la cosa. Mettiamola così. Ma se invece vi piace, diventa poi una dipendenza. E quindi è molto bello questo. E la cosa? Diventa una cosa che, cioè, uno tira l'altro poi di corto. Nel senso che avete poi voglia di andarci a vederne altri, no? Sì, però poi, ecco, questa cosa che lui dice, io ho scritto quello lungo. Dopodiché abbiamo trovato l'occasione e abbiamo tirato fuori il corto. Poi, lavorandoci, abbiamo visto che prendeva altre strade. Questa cosa qua, in realtà, è un, diciamo che è uno sviluppo che il teatro può prendere, come dicevi tu, per avvicinarsi non le persone al teatro, ma il teatro alle persone. Ma cosa che tra parentesi non vedo in altre arti, perché il corto cinematografico ha un'altra storia, ha un'altra vita. Anzi, spesso e volentieri provi a fare il corto cinematografico e poi cerchi di fare la versione lunga di quello corto. Prima fai il corto e poi fai il lungo, perché hai proprio delle problematiche anche logistiche. Oppure nasce come corto e muore come corto. Nel senso, il teatro adesso, il corto teatrale diversa, non ha un canone. Infatti, cioè, ognuno lo improvvisa, ognuno lo intende. Loro della Poetry Slam, devo dire. Come siete venuti a contatto con la Poetry Slam? Perché a Milano, ad esempio, c'è tutto un movimento di slam poetry interessantissimo. C'è Elena Gerasi che ci segue spesso, che è una delle Poetry Slam di Lombardia e di Milano. Cioè, si stanno formando delle, ormai fanno serate praticamente tutte le sere tra Milano e Lombardia, ovunque. Cioè, anzi, a volte anche nella stessa sera ci sono più luoghi all'interno della stessa regione in cui ci sono serate di Poetry Slam. Voi come avete, siete entrati in contatto con questa realtà? Allora, io personalmente mi ci sono avvicinato tramite la poesia classica. Poi, scusa, spieghi un po' di che cosa si tratta, perché tu magari lo sai, qualche tuo spettatore, ma non tutti. Cos'è? Sì, semplicemente il Poetry Slam si è venuto a creare, credo, nell'84 a Chicago, che è diciamo una. Cioè, poi si è evoluta nello stand-up comedy, cioè in una sorta di stand-up, nel senso si scendeva in queste in queste cantine, diciamo, dove anche si suonava jazz, e loro poi esponevano il loro pensiero e qualsiasi tipologia di cosa che avevano da dire. E ovviamente poi si è arrivato a scrivere in metrica, si è arrivato a recitarle in qualsiasi modo immaginabile. È semplicemente un, una sorta anche di battle, sì, a volte, un, cioè uno contro l'altro anche. Adesso c'è proprio un campionato, l'IPS, Lega Italiana Poetry Slam. È semplicissimo, si hanno 5 minuti dove si butta giù il proprio testo. E man mano che si va avanti nella battaglia c'è un campione di pubblico, un po' come il Fringe che vota, e tramite questa votazione si va avanti fino al vincitore. E diciamo che la nostra sperimentazione è il rap, qualcosa, sì, del sì, genere. Sì, poi praticamente quello lì è semplicemente un rap più non c'è il beatbox sotto, diciamo, un rap senza tatuaggi.
Ok, capisco. E quindi diceva lui, tu sei arrivato a conoscere questa tipologia di... Io personalmente non ho mai partecipato, ma semplicemente per il fatto che ho fatto teatro. Poi attraverso laboratori, eccetera, sono entrato in accademia. Sì, ho seguivo ovviamente queste cose, ma non mi sono mai avvicinato in prima persona perché intanto non ho avuto il tempo per farlo, per contattarli e per mettermi lì. E poi perché sono entrato in accademia, ho fatto altri percorsi, ma semplicemente per una questione di cose che sono accadute. Voi siete di Palermo. Palermo. Sapevo anche questo. Sapevo anche questo. Sono di Palermo. Ma mi hai rubato il foglio. Comunque, dicevo. Quindi siete arancina, giusto? Sì. Okay. Fissato con questa cosa. Sì, ci tengo a sta cosa. Sì. Sapete, ogni volta che vado dei siciliani ci tengo a dire quello che vogliono loro. Verso l'arancina. Infatti, quindi arancina. Salutiamo l'arancina. Sì. Vedi che lei mi segue su questo terreno. No, cosa dicevi che... Dico, non c'è neanche da discuterne. Mi dispiace per l'altro lato della Sicilia, ma... Si ribella in onore di io invece il gelato puffo. Sì, infatti. No, dicevo appunto, sono di Palermo, tante le compagnie che vengono dalla Sicilia, eh sì, perché incontravo... è una grande scuola. Parlateci un po' della vostra esperienza all'interno del circuito teatrale, produttivo e distributivo siciliano di Palermo, o se lo conoscete anche più ampio, cioè riuscite a produrre, a distribuire il vostro prodotto? Venite certo a Milano per l'esigenza di cui ci avete parlato, ma nella vostra terra si riesce a produrre, a distribuire e a vivere di teatro? A questo forse siamo ancora un po' troppo inesperti da quel punto di vista, perché non abbiamo una lunga esperienza, però per il momento siamo riusciti a trovare degli appigli buoni che ci hanno permesso di poter divulgare lo spettacolo in sé. Per esempio il 18 e il 19 ottobre saremo a Palermo al Teatro Garibaldi, alla Magione. Il 20 ottobre saremo al Baskers, che è una manifestazione festival che si gira per Ballarò. E infine, ancora prima, il 9 ottobre a Siracusa. Il 9 ottobre siete a Siracusa per l'Ortix Festival. E ti dico anche, a Siracusa e a Palermo potremo vedere lo spettacolo in una versione lunga e non corta. Sì, questo sì. Questo quindi sì. Io posso dire che questa scheda è stupenda. Avrei anche una domanda sulla scheda. No, aspetta, adesso una domanda sulla scheda, senza spoilerare lo spettacolo. A cosa serve un telo copre tutto di plastica? Lo dobbiamo... Senza spoilerare, però è quello. Non può noi spoilerare, evidentemente. Deve trovare il modo di... Copre tutto, non so che altro modo di... Ok, copre tutto. Cioè non è per quando finite che mettete sopra, no, serve uno spettacolo. Perfetto. Anche se potrebbe essere un'idea. Perché è molto bello, cioè, tu vedendo questa scheda ti puoi immaginare tutto, cioè ci sarà un tavolo, quattro sedie. È bella la sua ingenuità, tre punti luce. Ad esempio, tu lo vedi lui in camicia rosa e pantaloni senape, ad esempio? C'è pure scritto. Sì, c'è scritto pure questo. Per quello. Oppure, non so, cioè, anche solo però. Per andare a vedere lei vestita con un abito verde scuro, lo stivaletto col nero col tacco, ad esempio, potrebbe essere un buon motivo per andare a vedere lo spettacolo. Sì. Anche se sono molto curioso delle francesine nere col tacco basso di Gabriella. Ah, non ci troppo sono. Ah, non ci sono. Gli devo fare farci un tutte questa di... scheda. Potrebbero farcela tutte questa scheda. No, appunto, per la Fashion Week, insomma, se volete vedere uno vestito male, questa sera camicia rosa, pantaloni in senape, occhiali da vista, scarpe marroni, ce l'avete qua davanti a voi. Me li fai parlare? Allora, dicevamo... Però potrebbe essere anche un bello stile, io lo proporrei. Sì, assolutamente. Ascolta, dunque, fondamentalmente non vi siete ancora spinti tanto in là per vedere se riuscite a inserirvi dentro al discorso lavorativo? Avete cominciato, sì, adesso. Abbiamo cominciato adesso. Ma i vostri maestri cosa vi sembra? Cioè la Sicilia come in quali, offre opportunità per i gruppi teatrali, per vivere, per prosperare, eccetera? Sì, nel senso che comunque riuscire a entrare in un circuito abbastanza, non dico chiuso perché si apre, però è riuscirci a entrare. Mentre Milano magari è più grande, offre più possibilità per tutti quanti. Però già rispetto a Palermo magari... Dici tu che non è vero. Siamo fine, qua noi, quindi... Sì, però noi speriamo, confidiamo nel fatto che Palermo ci possa permettere di stare là e poter continuare a fare. Però non abbiamo tutte quelle certezze che vorremmo avere.
da questo punto avete di vista. Avete qualche osservatore? Ci sono delle compagnie attualmente che stanno, per esempio noi abbiamo conosciuto un gruppo di ragazzi che fanno un musical e sono stati prodotti dalla Compagnia dell'Arancia. Ci sono nuove, vecchie compagnie di attori siciliani che stanno facendo quest'opera di introdurre, scommettere e puntare su ragazzi bravi, di talento? Cioè, noi, cioè sì, nel senso abbiamo degli insegnanti che su di noi confidano. Il prodotto ancora non è stato visto effettivamente, però abbiamo chiesto e ci facciamo supervisionare, nel senso vogliamo che qualcuno ci accolga e ci possa produrre in qualche modo. Ho capito, quindi ancora state, vi state facendo un'idea? Sì, sì, sì. Cioè, ok, va bene. In poche parole invece, volevo capire, del vostro spettacolo si ride, si piange, ci si entusiasma, ci si addormenta, cos'è che il pubblico che cosa vi dice? Cosa ci dice? Fino adesso abbiamo... Sì, 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 vai. Allora, ovviamente i feedback che abbiamo avuto adesso, ma per una scelta nostra, proprio l'abbiamo fatto vedere al, diciamo, a quello che chiamiamo il nostro pubblico ideale, quello che non è mai andato a teatro o comunque non ha mai visto questo genere di cose. Sì, ma che voglio specificare, non sono genitori e parenti. No, quale si spera che tanto ci vada quando ci siete al Sì, comunque che non conoscevamo. Che non è detto essere in prima più persona. Facile, perché è vero che magari può digerire più facilmente certe cose, ma magari invece non ne digerisce altre. Quindi, insomma, una scelta coraggiosa. Ad oggi il prodotto è piaciuto. Poi, ovviamente, è tutto in fase di evoluzione. La prima data, ovviamente, che vedrete è questa qui. Quindi il primo feedback che avremo è il vostro, che è quello più importante ovviamente. Però fondamentalmente durante le prove alcune sono state aperte, l'hanno visto, insomma non ci stiamo buttando in un mare sconfinato. Sappiamo ovviamente che è un genere che non esiste, cioè perché fare uno spettacolo in Poetry Slam... Non so se l'abbiano mai fatto, non ne ho idea. Cioè, hanno fatto solamente poesie. E quindi farne uno intero, sia di 20 che di 50 minuti, è comunque una cosa che non so se l'abbiano già fatta, quindi non mi sono ispirato a nessuno. Vediamo, cioè, è tutta una porta che si deve aprire. Assolutamente, e vi auguro veramente il meglio. Però tu mi hai detto che sei da un po' qui, hai avuto l'opportunità al Milan Off. Hai avuto un po' l'opportunità di guardare gli altri i lavori degli altri? Sì, sì. Ho visto il coro di Babele, mi è piaciuto tantissimo, anche perché ha un'urgenza totalmente differente da quella del nostro spettacolo, ma arriva tantissimo. È uno spettacolo generazionale, bello, mi è piaciuto, ma non perché sono palermitani. No. Ovviamente conoscevo lì alcuni scena li conosco pure, però a me lo spettacolo è piaciuto. Cosa ne pensi di questo festival? Cioè, hai visto della varietà? Come ti sembra la qualità? Rispetto agli altri festival che ho visto, ovviamente questo lo sto vedendo proprio in prima persona. A me sembra che dia delle opportunità concrete a giovani come noi. E che, quali, ma cosa ti già riferisci? Semplicemente il fatto che io possa esibirmi fuori dallo stretto, cioè arrivare qui, per noi è una cosa che va oltre ogni aspettativa, oltre ogni idea che avevamo, perché esistiamo da un mese, comunque è un testo nuovo, così al buio, o comunque soltanto è stata una gran selezione, perché hanno selezionato soltanto tanti, presentando il ragazzi da seguire loro. Noi abbiamo mandato tutta la documentazione, il progetto con un video, sì, con una scheda così vinci, ovvio, cioè. Con un video di presentazione, di prova. Sì, c'è un errore di battitura, ho trovato, però fa niente. E niente, quindi
adesso cioè, no. Stiamo iniziando adesso, quindi il testo sta girando sia come testo in sé che come appunto spettacolo, quindi stiamo ricevendo dei riscontri sia dal punto di vista della drammaturgia base che dal punto di vista appunto dello spettacolo in sé, e paradossalmente per adesso sta vincendo lo spettacolo, cioè mi hanno richiesto molto più lo spettacolo dal vivo che il testo buttato giù in lettura, mm-hmm. O comunque una pubblicazione, mm-hmm. Perché la cosa che mi fa piacere di questo fatto è che comunque ancora il teatro può essere vivo, nel senso non è fine a se stesso alla pubblicazione, o se uno scrive per il teatro è fatto per essere visto, uh-huh. dal mio punto di vista, quindi ben venga farsi vedere anche per 20 minuti che essere buttati in una libreria del nord, di qualsiasi punto certo. d'Italia, per poi rimanere lì in uno scaffale ed essere letti magari da 10-20 persone. Allora, io penso che puoi dare le coordinate per questa possiamo sera. Dalle tu, dai, sera. Che non riesco. È l'unica roba che non c'è scritto. Cuore di toglierti l'unica roba la scheda. C'è scritto anche quello. C'è scritto anche quello, quando e come vedere in scena i ragazzi che ci sono qui davanti a noi. Domani 21 settembre, sì, domani è il 21 settembre, quindi domani qui alla Fabbrica del Vapore, doppia messa in scena, giusto? Sì. 19.30 e 22.30, quindi insomma due volte, tutti due corti, non è che avete, cioè non è primo tempo e secondo tempo, sono no. due, sempre la stessa roba. Però, vedi? Non era male come idea, Chissà, dai, non era male loro come chi idea, sono, eh? Gira la scheda. Allora, loro sono in quattro. Sì, sono il titolo com'è? Riflessi. Bravo. Riflessi. Il nome della compagnia non c'è scritto a proposito in alto, quindi dovete. LA. Compagnia LA. Che è il nome anche del personaggio principale, credo, di questa storia. Interpretato giusto? Da? Interpretato da Roberto Mulia. Mulia. Accompagnato dalla sua consorte, credo, giusto? O fidanzati sono consorte sul palco. Isabella Sciortino che interpreta Alice, giusto? Perfetto. E dalla coscienza? Z per Z, no. No. Per quello? È Z la formica. Z la formica? No, infatti volevo dire quello, però Z ho alzato il livello, invece no, era Z la formica. Ci ho provato. Interpretata da Gabriella Zito, forse Z per quello, forse allora, ecco. Tutto questo in sole 10 scene, che è la versione lunga con la corta 10 no, scene. Delle 10 scene sono la versione lunga. Lunga, cioè quindi tutto questo lunga. In 5 scene. No, non lo so, quante sono? No, niente, non c'è. Cioè, ah, non c'è la scena unica. Si è accorpata. Scena unica, come le taglie uniche, perfetto. Musiche ce ne sono poche, quindi non stiamo a vedere. Tantissimi elementi di scena interessanti che non mi interessano. Ma la cosa più interessante è quando, ripetiamolo, quindi il 21 settembre, sabato, qui 21 settembre, qui alla Fabbrica del Vapore, qui giù, proprio a Villa Gioff, entrate, vi sedete, ve lo gustate, sia alle 19.30 che alle 22.30. Bravo. Quindi davvero, venite numerosi, c'è anche da bere e da mangiare, credo, sabato sera, quindi insomma... Quindi venite anche a mangiare. Poi c'è la festa, c'è tutto, dura, abbiamo detto, 20 minuti, giusto? Sì. 20 minuti, sì. Quindi cioè, davvero. Ed è uno spettacolo molto originale. Cioè, è una scommessa da fare questa, perché 20 minuti, ripeto. Sono ragazzi. Ma che vada, sono 20 minuti. È un genere cioè, nuovo. Succedere? È un genere vada, nuovo. Ma poi tanto, cioè, è una garanzia, l'avete visto, è una garanzia che è un bello spettacolo. È un genere cioè, nuovo, originale. Infatti. Concedetevelo. Infatti, ricordiamo di genere nuovo, insomma, sì. Io ci scommetto, va bene. Veniteci, dai. 19.30, 22.30, domani qui alla Fabbrica del Vapore, domani 21 settembre. Assolutamente. Perfetto. Noi ringraziamo tutti i nostri ospiti per essere stati con noi. Grazie mille. Siete solo voi quattro o c'è qualcun altro insieme a voi? No, fate tutto voi quattro, perfetto, sì. Ok. No, guarda, bella, okay, perfetto. Bella. Mi piace, no, me la incomincio sta scheda, ma grazie. Noi salutiamo tutti quanti voi per essere stati insieme a noi e niente, ma io ti ringrazio. Grazie, allora, io ti ringrazio tantissimo. Sì, no, in realtà domani siamo ancora qua. Okay. Domani siamo ancora qui a seguire il Fringe. Ti lascio il weekend libero per andare a vedere i spettacoli del Fringe. Perché insomma, alla fine è tutto sto casino e non abbiamo ancora visto niente. Quindi, giustamente, invece, devi andare a vedere perché poi, comunque, sì. Devi essere pronta e preparata per le prossime edizioni teatrali che andremo in giro a seguire tutto l'anno. Quindi, Barbara, davvero ti ringrazio come sempre per il tuo grandissimo aiuto. Grazie, Fabio. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Noi ci si vede domani. Grazie mille, arrivederci, a presto. Ciao.